Allora adesso dal maggio quasi tutti a casa, tranne i pochi responsabili che stanno lavorando ancora lì, anche i nostri due o tre colleghi che stanno lavorando nei campi. Oggi, come loro stanno dicendo, di lasciare a 64 persone a casa, che loro stanno dicendo la scusa che non hanno lavoro. Ma il lavoro che c'era alla natura.com, dove li hanno portato? Li hanno portato a Manerbio. Si è diminuito il lavoro, calato il lavoro a Manerbio, allora non devono lasciare a casa queste 64 persone che stanno lavorando diciamo da 15-20 anni. Ma tutti hanno le famiglie. Noi non abbiamo con gli altri lavoratori, il problema è che loro stanno fregando. La fregatura che stanno facendo loro con i lavoratori non è giusto. Dovevano dire la verità, ma se fino adesso loro hanno parlato con i lavoratori, anche noi abbiamo capito i problemi, diciamo, di lavoro che fino adesso sono stati. Da quanti anni che stiamo facendo la cassa integrazione, a volte c'è, a volte non c'è, però nessuno gli ha parlato. Ma oggi, se loro dicono anche con i 6-7 ore di lavoro che non c'è più, che a Manerbio stanno lavorando con le 10 ore, straordinarie a 12 ore, 14 ore, e ma qua stanno qualcuno. dicendo che non c'è niente. Perché noi adesso abbiamo anche paura che questa ditta riparte. La ditta riparte. Questo è un altro discorso, per quello noi non vogliamo lasciare il posto di lavoro, perché noi siamo sicuri che un domani qua il lavoro c'è. Ma anche se anch'io sono 30 anni, sono giovane, ma anch'io dico non riesco a trovare il lavoro in altre parti. Un No, domani poi qua, quando il lavoro parte, sì, il lavoro c'è, ma non il diritto che abbiamo adesso. Avremo il lavoro, però con le cooperative e agenzie che ti fanno lavorare 5 euro all'ora o 4 euro all'ora, e poi finché gli dai massimo ti tengono, altrimenti ti calciano fuori. Non posso dire niente altro, però al momento quello che stanno facendo è la fregatura più grande del mondo per questi 64 lavoratori. con questo giochetto, diciamo, di accentrare il lavoro poi a Manerbio, sta cercando, diciamo, di far fuori i lavoratori qua. Quindi il tutto, oltre agli accordi che hanno smantellato pezzo per pezzo le cose, oggi, appunto, come dicevano anche i lavoratori, i sindacati non stanno difendendo, stanno facendo, diciamo, una questione di mobilità con l'azienda, che noi non è, per noi questo non è possibile. Il nostro problema è che vogliamo un incontro con l'azienda e vogliamo, diciamo, comunque ottenere delle soluzioni alternative che ci sono. Chiaramente, vedremo appunto nei prossimi giorni, a seconda di quello che si muove, continueremo comunque, ci faremo sentire anche durante lo sciopero, diciamo, del 14, anche perché appunto in questo momento qua è importante, diciamo, mettere al centro la lotta, diciamo, per il lavoro, perché comunque è sotto attacco, diciamo, da parte, diciamo, del governo, quindi serve accentrare anche tutte le varie vertenze sindacali, anche settoriali, della logistica, tutte queste cose qua, in un movimento, diciamo, che continuativamente vada avanti con l'obiettivo, diciamo, di buttare giù questo governo.